rispetto all'orario tradizionale delle 6 del pomeriggio abbiamo scelto quello di mezzogiorno in una giornata luminosa con la neve, ma nelle condizioni migliori dal punto di vista della illuminazione, insomma. E poi per il resto avevo apprezzato anche nel materiale che avevo la pulizia della grafica oltre che dei pensieri, questo io sono con la rosa che fa la prima lettera, quindi come tu hai pianto io mi sono compiaciuto. Grazie, è un onore, quindi, grazie. Per il resto nel testo si evidenzia un dato che le fotografie e anche i titoli vogliono sottolineare, cioè una sorta di ossessione, che è la parola che la Marioni predilige. Devo dire che, siccome ho capito che le piaceva la parola ossessione, io ho fatto finta di crederci e l'ho tenuta come una delle dominanti del mio discorso. In realtà le immagini dicono esattamente l'opposto, cioè non c'è nessuna ossessione se non come dato psicologico in cui uno vive, ma quando poi si proietta nella forma, che è ciò che noi abbiamo davanti agli occhi quando guardiamo un'opera d'arte o un'immagine, questa ossessione si depura e diventa un ordine formale che non è così semplice e così facile trovare negli artisti, soprattutto in quelli che prevalentemente usano la fotografia, i quali peggiorano quello che lo strumento consente. Riuscire a dare alla fotografia, che di per sé è uno strumento neutrale, che chiunque può fare, una impressione artistica, vuol dire lavorare con il pensiero per dare all'immagine una forma che è l'opposto dell'ossessione. L'ossessione è la dimensione preliminare, quello da cui uno parte perché sente la necessità di esprimersi. L'opera poi deve avere una compostezza, una forma compiuta. Infatti se guardate le immagini che avete qui intorno, nessuna è sbavata, storta, in cui prevalga la diagonale, sono tutte molto ben inquadrate con un ordine della mente che compone quell'ossessione. Quindi la prima impressione che ho avuto era, vedendo quelle immagini che non sono efficaci come le opere che avete davanti e non sono neppure come quelle del bel catalogo che è venuto bene, di vedere una donna dominata dalla ragione, ma che invece insisteva a evidenziare la inquietudine o l'ossessione che ognuno di noi ha rispetto ai suoi turbamenti, ma che è una componente che fa parte della natura dell'uomo, che è diviso fra passione e ragione, fra istinto e razionalità. Ma nell'arte la forma è ordine e ragione, e da questo punto di vista possiamo dire che la Marioni stia dalla parte dei classici. È evidente che un classico, anche se ossessionato nei contenuti, è Caravaggio. E quindi è molto desiderabile per ogni artista somigliare a Caravaggio, ma nel caso della nostra artista il fatto è ancora più inquietante, perché la Marioni, piuttosto che a Caravaggio, forse istintivamente o forse per natura, assomiglia piuttosto a Guido Reni, che è l'opposto di Caravaggio, cioè un artista che arriva addirittura a perdere la forma, a perdere il colore, a dipingere dei fantasmi alla fine della sua vita, inseguendo l'idea che la pittura possa rappresentare l'anima e non il corpo, la carne, la morte, la malattia, tutto quello che tormenta la vita nelle immagini di Caravaggio. Guido Reni è un pittore del pensiero e prescinde dal corpo e da quello che corrompe il corpo e da quello che porta a un conflitto. È un pittore che nega il conflitto. Ecco, le immagini che noi vediamo, nonostante i soggetti, nonostante il prolungamento del serpente che in questa concezione crea un'immagine demoniaca, e tutto quello che vedete ha nei contenuti quello che io ho scritto e che la Marioni pensa di sé. Nella forma che vediamo c'è invece una visione depurata in cui ci si avvia a un'immagine che non porta con sé e non comunica un trauma. Nessuno, vedendo questi angeli che esistono e non esistono, che sono figure reali ma poi contaminate nella costruzione fotografica, pensa a qualcosa che è doloroso o tormentoso. Vede invece un'immagine che ha un'armonia, la quale poi nei diversi elementi, nei diversi blocchi che vedete, queste stazioni come di una via crucis, si compone dell'immagine complessiva che è questa che avete alle spalle, una sorta di zattera della Medusa in una costruzione che ha un archetipo che viene da classici della pittura del 600 e dell'800 e che tiene insieme, magari
duplicandoli, degli elementi delle singole fotografie che avete visto. Questa composizione è l'opera finale, la quale ha al suo colmo un'immagine come una piramide, che è quella dell'inquietante figura tra angelo e demonio, che lei nella sostanza rappresenta in questo modo, ma che non ha nulla di tormentoso e di dolente o di inquietante. E quindi credo che la dimensione religiosa di questa impresa sia, al di là della fede personale della Marioni, il tratto più evidente dell'impresa, e mi auguro che quello che vi ho detto vi sia utile per guardare queste immagini, che sono fotografie alterate, ricomposte, che partono da una realtà quasi teatrale e poi la portano in una dimensione estetica che l'arte del nostro tempo pesca da ogni parte, talvolta con la pittura, talvolta con la fotografia, talvolta con la performance, e lei ha messo insieme tutti questi elementi, essendo una ragazza avveduta, a cui occorre augurare, visto il buon gusto con cui è arrivata a questa sua tappa dell'esperienza artistica, una buona fortuna. Si vendono queste opere, si possono vendere? Assolutamente, ho incontrato... Lo conosci tu, Bonelli? Sì. La Marioni in una fiera al Sole 24 Ore, e rispetto alla forza anche dell'immagine ho visto quanti appassionati, quanti collezionisti, anche amici che non la conoscevano, si sono avvicinati e hanno anche acquistato, per cui credo possa essere anche un'ottima risposta. Caratteristico, direi abbastanza unico della ricerca di un artista.